Siamo in diretta. Buonasera. Siamo? Sì, ci siamo. Aspettiamo 2 o 3 minuti. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Vediamo chi è il Giacomo. primo che scrive. Vediamo, vediamo. L'usanza Vediamo. era è online. Ecco qua. E allora Chi è siamo il rimasti. primo? Eccolo là. Buonasera sindaco, buonasera Momere mio. Eccolo là. Non poteva che essere lui il primo, diciamo. Siamo Torniamo alle tornati. vecchie abitudini, Giacomo. Le Siamo vecchie tornati. buone abitudini, diciamo, va? Siamo tornati. Sì. Allora, aspettiamo che qualcuno... Salve, È sindaco, male che non Antonio abbiamo. Marasco. Questo mi sembra che... No, non è più cittadino, gli abbiamo levato la residenza, mi pare. Giacomo. Sì, po pochi minuti fa gliel'abbiamo levata. Sì, il mio staff lo conosco, è Giorgia Lega. Buonasera, sindaco. Ovviamente io ringrazio Giacomo per essere tornato qua con noi, e lo staff mio che come sempre, l'altra volta ti abbiamo sostituito, Giacomo, con Giosuè, con Valeria ti abbiamo Valido sostituito, però. sostituto, Eh? un valido sostituto, Giosuè, volenteroso. Devo dire la verità, se andiamo sull'immagine, Giacomo, ti Meglio dovrei Giosuè. valutare, però per il resto va bene, sei un professionista, quindi non ti possiamo abbandonare, diciamo. Senti, siamo a oltre 60 in questo momento, delle persone si sono collegate. Andiamo perché ovviamente il nostro... Chiediamo Buonasera a solo la Alessio, condivisione. a Rosaria Chiediamo la. Giovine, mo li stavo guardando pure io qualche Giuseppina Pone, riuscivo addirittura a guardarli io, va? In questo momento. Chiediamo la condivisione, ricordiamo che se vogliono fare delle domande le possono fare qui e noi le mettiamo in sovrappressione. Sì, ovviamente fatemi dire prime 2 o 3 cose e poi dopo possiamo Posso prenderci le partire domande. subito con una che era una cosa che bisogna dire? Che cosa? Vado? Vai. Angela Parise, ma lei risponde sempre su Messenger. Sì, sono sempre io a rispondere su Messenger, anche quando vedete rispondo alle 2 di notte. Non è che per non dormo, è che diciamo a volte anche alle 3, alle 4 di notte devo rispondere a qualcuno. Giacomo lo sa perché quando controllava e vedeva gli orari a cui rispondeva, diceva: ma sei sempre tu? Sì, sono sempre io a rispondere su Messenger. In qualsiasi altro luogo non mi vedrete rispondere. Messenger sono sempre io e rispondo solo e esclusivamente io. Allora, io sono sotto, eventualmente qualcosa. Vai, Giacomo, nasconditi. Allora, buonasera a tutti. Partiamo con la diretta. Questa diretta ci sono varie notizie che abbiamo collezionato insieme. Era per dire, spero che sia l'ultima volta che ve lo dovrò dire, questa è la pagina da seguire. In questi giorni molti mi avevano scritto, hanno visto rinascere la pagina con i 30.000 follower e più, che era quella originaria sulla quale ho fatto tutte le dirette durante il Covid, le comunicazioni, i video e tutto il resto. Siamo riusciti, a riavere la pagina. Grazie a un grande lavoro di squadra, a un ultimo calcio importantissimo di Paolo e di Giacomo, abbiamo raggiunto l'obiettivo di riprendere questa pagina, ma che serve ovviamente per dare le notizie ai cittadini e anche non solo, perché ci sono anche non concittadini di San Giorgio che ci seguono per avere qualche notizia. Periodo di Covid ovviamente era maggiore questo numero di persone, oggi è inferiore, però comunque sono persone che seguono questa pagina per avere notizie varie. Per quanto riguarda quindi la comunicazione, ricordatevi, io rispondo solo e esclusivamente sul Messenger, mai, neanche sotto a questo posto, sotto i commenti, altro, non rispondo mai sulle altre pagine, sulle pagine, le domande con una persona in privato. Io, oggi, no, oggi o ieri mi ha scritto: sindaco, ma lei deve rispondere a questa cosa. Ho detto: qual è la domanda? Perché si rifanno a collegamenti con pagine che io non conosco neanche, neanche le conosco alcune pagine. Quindi, se volete una risposta, oggi in diretta la potete avere e poi Giacomo dopo mi manderà qualche domanda. Ma su Giorgio Zinno Sindaco, questo che è l'unico profilo che io utilizzerò da oggi in poi, potete fare le domande su Messenger e potete avere tutte le notizie più importanti del comune, se no poi avete comunque ovviamente la pagina istituzionale del comune, che è quella www.e-centralecremano.it, che è la pagina dove potete leggere gli atti e tutto il resto che viene in qualche modo pubblicato. Sempre sull'aspetto
di comunicazione. Da ieri attivo anche un canale TikTok, perché qualcuno mi ha chiesto anche di utilizzare quel canale TikTok. Avremo un canale Telegram. Ricordatevi, la comunicazione non cambia, è sempre quella la notizia in forme un attimino diverse, ma non snaturiamo mai sia la forma istituzionale che ovviamente la tipologia di messaggio che vogliamo dare. Per chi me l'ha chiesto oggi, non mi vedrete ballare su TikTok, quindi se qualcuno voleva vedere questo, mi cancellasse da TikTok, perché quello non mi vedrà mai farlo. Tra l'altro sarebbe, devo dire, una cosa molto brutta da vedere. Ovviamente avrete quelle che sono le comunicazioni in maniera diversa, perché ogni canale ha il suo linguaggio, ma è fatto proprio per cercare di far arrivare a tutti i concittadini, a tutti coloro che vogliono avere le comunicazioni, il messaggio, ognuno nella forma giusta. Quindi vi chiedo di pubblicizzare questa pagina a 30.200 e passa follower a oggi, però pubblicizzatela come unico canale di comunicazione via Facebook. Poi c'è anche quello Instagram, però questo è l'unico che via Facebook io utilizzerò. Dato che ne abbiamo visti tutti i colori, questo è il canale, punto e basta. Andiamo su notizie che sicuramente sono anche nelle richieste che voi state facendo in questo momento. Sono tornate le domande sulle vaccinazioni, perché devo dire la verità, l'ultima volta all'inizio dicembre non abbiamo fatto il post di comunicazione, ma poche cose erano cambiate. Le vaccinazioni si tengono sempre al centro polifunzionale il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13. Il periodo natalizio avremo il 20 e il 22, il 27 e il 29 come giorni di vaccinazione, quindi chi deve fare la quarta dose, chi vuole avere i riferimenti, quello è il centro vaccinale, ricordatevi, senza nessuna prenotazione. Qualcuno mi ha scritto: ma l'uso della mascherina? Io dico, ovviamente ci sono casi e casi, situazioni e casi di situazioni. In questo periodo abbiamo un inasprimento di quelle che sono le malattie normali, l'influenza. Per 2 anni, però, avendo la mascherina, non ci siamo fatti anticorpi rispetto all'influenza ordinaria, e quindi molti di noi, devo dire la verità, per fortuna o per sfortuna ancora, io non sono caduto realmente malato, ma ci trasportiamo un po' tutti quanti questo senso un po' di freddezza, ma è di dicembre e ogni mese porta la sua situazione anche fisica di ognuno di noi. Però non c'è necessità delle mascherine in determinati mo momenti e determinate situazioni anche personali, c'è bisogno della mascherina, ma l'influenza che sta circolando in larga parte è quella ordinaria. Questo dopo il terzo Natale che abbiamo dopo il Covid, e finalmente non stiamo qua a conteggiare i positivi, non stiamo qua a... Ah, questo è il canale TikTok. Il grande Giacomo mi ha buttato, penso lo vediate pure voi, perché vedo le stesse cose mie. Vedete ciò che vedo io. Questo è il canale TikTok Giorgio Zinno Sindaco, è quello vero, non è un fake. Proprio per questo metto i video immediatamente con la mia immagine, poi vedrete anche altro su TikTok. Vi ho detto, non vedrete ballare, ma vedrete quello che noi produrremmo passo dopo passo, giorno dopo giorno. Per quanto riguarda invece il Natale, finalmente possiamo parlare di iniziative, di un'area natalizia diversa. Qualche iniziativa già l'abbiamo tenuta, è partito anche il calendario con le scuole. Tra il 28 e il 30 avremo anche tre spettacoli in un giorno previsti apertura al pubblico. Poi le comunicheremo man mano queste notizie, anche man mano che le avremo noi. Le luci stanno terminando di montarle, e l'albero è un po' l'espressione della nostra città sotto questa voglia di ripartire, sia sotto l'aspetto del commercio, ma anche sotto l'aspetto dello spirito del Natale. Chi dentro di noi non ha un bambino che vuole vedere il Natale e sente quelli che sono i sentimenti di famiglia? E Giacomo ci sta facendo vedere immagini bellissime, tra l'altro montate da Giosuè, di quello che è successo domenica.
Domenica una grande parata Disney per il territorio della nostra città, una giornata con tantissimi bambini, tantissime famiglie. Devo dire che alcuni bei messaggi li ho avuti anche in privata rispetto a questo evento e sicuramente l'anno prossimo lo rifaremo. Stiamo lavorando perché domenica torni almeno il trenino per far girare chi non è riuscito a girare con il trenino. Non può entrare in Villa Vannucchi per questioni di rotazione, ma comunque cercheremo di farlo girare per la città, gli daremo comunicazioni se ci riusciamo, perché è stata una bellissima iniziativa e l'anno prossimo la ripeteremo. Abbiamo le iniziative natalizie, poi dopo andiamo su una notizia sul PNRR che vi volevo comunque comunicare. Abbiamo tante iniziative a San Giorgio. Abbiamo su Natività Vesuviana, quest'anno fatta insieme a altri quattro comuni, quindi cinque comuni. Abbiamo il 17 e il 18 in Villa Bruno, degustazioni di vino, racconti. Sarà una situazione abbastanza interessante in Villa Bruno, dove si terrà sempre su Natività Vesuviana il 26, ecco questo è il calendario, il 26 si terrà il concerto dei Neri per Caso. E fino all'8 gennaio la mostra presepiale è bellissima. C'è un presepe di Natale in casa Cupiello che è qualcosa di bellissimo. È una riproduzione di una villa del Settecento di San Giorgio a Cremano. Quindi andateli a vedere perché sono veramente dei presepi stupendi tutti. Ma queste sono due novità. E poi c'è anche un presepe fatto da una ragazza non vedente, perché si è fatto un bellissimo laboratorio con ragazzi normodotati e ragazzi con disabilità. Poi vi è il calendario di A Natale c'è il Massimo col grande Gino Di Vieccio che anche questa volta conduce questo percorso. Il 16 c'è Tommaso Primo che tra l'altro io non conoscevo e sto conoscendo da tanti di voi che stanno scrivendo. Premetto, oggi ho pubblicato il calendario con gli orari e le mail per poter prenotare questi tre concerti, le tre giornate più particolari. Molti sono già terminati proprio perché Primo, l'Ebanesis e altri avevano pubblicizzato sui loro canali ed era già partita anche la richiesta di biglietti. Ci sono l'Ebanesis, il grande Peppe Iodice, che ovviamente non poteva mancare, Tartaglia, che è un altro sangiorgese insieme a Veronica Mazza in un bellissimo spettacolo. E poi c'è nella conclusione di questo percorso, che trovate anche su questa pagina, quindi se scorrete dopo trovate sulla pagina il manifesto, il concerto in piazza, l'unico che faremo in piazza, gli altri abbiamo purtroppo la fonderia, che è un luogo ancora troppo piccolo, ma con la Regione Campania staremo lavorando per regalare alla città un luogo, come voleva Massimo Troisi nel 1974, che scrisse all'allora sindaco, dopo 50 anni riusciremo a dare un luogo fisico grande come teatro alla nostra città, ma su questo poi daremo notizie del percorso che stiamo instaurando all'inizio dell'anno prossimo. Il grande concerto di conclusione del percorso natalizio il 30 novembre in piazza con Gigi Finizio a Piazza Carlo di Borbone. Scusatemi il lapsus, Carlo di Borbone, che poi per qualcuno era Carlo Dezza, ma per noi è Carlo di Borbone, in piazza, quella che era la piazza municipio, per intenderci, la seconda o prima piazza in base a dove uno abitava quando eravamo tutti quanti un po' più piccoli. Questo per le attività natalizie. Sempre in merito invece al PNRR, come vi dicevo prima, venerdì terremo la prima riunione operativa per quanto riguarda il finanziamento della caserma. Sapete, 9 milioni di euro, abbatteremo il muro della caserma, riqualificheremo quella zona, ci sarà una nuova sede comunale, una zona per uffici di coworking, quindi per i giovani, zone a verde, un parco di 60.000 metri quadri, un ragionamento che abbiamo intavolato anche con la Guardia di Finanza, che avrà la gestione di tutto il resto della caserma, quindi una collaborazione che si sta instaurando in queste settimane per far sì che i due progetti si possano sposare, non andare in contrasto. E poi una notizia relativamente all'università che vi daremo quando l'avremo costruita bene. E vi diremo che cosa potrà nascere sul nostro territorio. Quella sarà una zona che verrà rivoluzionata. Nell'ex ABB sarà la strada di collegamento finanziata 3 milioni e 3 e sono partite le gare per fare i progetti preliminari da mettere in gara.
L'ASL ha finanziato 5 milioni di euro per fare le strutture, sempre nell'area ex ABB ceduta dall'amministrazione, o meglio dal Consiglio Comunale all'ASL per tale iniziativa. La scuola che verrà ricostruita, pensiamo a gennaio che finalmente li potremo ripartire, e poi il privato che abbatterà la ex fabbrica e vi farà da un lato una zona commerciale e zona parcheggio. Quindi una zona che si rivoluzionerà, quella di Via Botteghelle, che è l'ingresso della nostra città, l'ingresso sud della nostra città, sarà rivoluzionato e riqualificato. Quindi una zona che grazie ai fondi PNRR, diretti e indiretti, sarà rivoluzionata. Sempre per iniziative natalizie, e poi Giacomo mi consegno a te. Avremo, anche perché sono andato anche troppo lungo rispetto a come avevamo previsto, il circo che rimarrà fine all'8 gennaio. Permettetemi di dire, è una prolunga perché ha avuto una grandissima richiesta, anche una bella pubblicità, perché è un circo, come sapete, che non ha animali e noi. Sul nostro territorio sono anni che, dopo la mia ordinanza, non vengono circhi con animali, o laddove li avessero, non si possono esibire nella nostra città. Il giorno 27, i responsabili del circo, scusatemi, hanno deciso di donare tutti gli incassi alla città di Casamicciola. Quindi, in questo caso, permettetemi di fare la pubblicità: al 27 alle 18:30. Chi vuole partecipare sappia che il suo biglietto andrà totalmente alla comunità di Casamicciola. Per cui la nostra protezione civile qualche giorno è andata, tra l'altro c'è un calendario, per ora speriamo che non abbiano più bisogno, anzi speriamo che dovremo soltanto pubblicizzare iniziative a Ischia per far tornare veramente il turismo in una delle isole più belle d'Italia. Per quanto riguarda, prima che me le fate voi, sono l'ultima cosa che dico io e poi mi consegno a qualche domanda prima di salutarci e farci gli auguri per ora. Riguardo alle strisce blu, vi do delle notizie. Allora, la prima cosa, i POS quasi in tutte le colonnine funzionano, c'era un problema del software per cui non riuscivano a partire. L'app, la pubblicizzeremo tra domani e dopodomani, immediatamente, è quella di Telepass. Stanno chiudendo gli accordi anche con le altre app. Per quanto riguarda invece i tempi, qualcuno mi faceva notare che non c'è più la possibilità di mettere 50 centesimi la mezz'ora, perché da lunedì prossimo, giovedì, abbiamo la riunione operativa rispetto a questo, e ringrazio anche la società che è stata disponibile a ufficializzare questa cosa. I primi 15 minuti saranno totalmente gratuiti. Spiego. Se io parcheggio e pago 2 euro, dopo 2 ore ho 15 minuti per poter fare il nuovo bigliettino e continuare laddove dovessi continuare a essere parcheggiato. In questo caso, i primi 15 minuti che voi facciate dopo il bigliettino, o meno, quindi che paghiate o meno le strisce blu, non li dovrete pagare. Quindi, i primi 15 minuti che ad ora verranno controllati da coloro che sono i responsabili delle strisce blu, poi ci sarà un sensore che calcolerà, i primi 15 minuti sono gratuiti. Quindi prima si pagava, se io devo parcheggiare, comprare il latte, rientrare in macchina, 7 minuti reali, prima pagavo i 50 centesimi, oggi non pagherò niente, i primi 15 minuti sono totalmente gratuiti. Ovviamente questo da lunedì, nel senso che c'è bisogno di un appendice che siamo amministrativamente costruendo, che giovedì dovrebbe essere approvata perché è già stata condivisa con la società e con gli uffici, e quindi da lunedì partirà questa nuova organizzazione, che è soltanto una specifica di quello che già era stato previsto. Giacomo, io prima di chiudere, ovviamente mi consegno alle domande e poi dopo vi dico ultime cose. Orlando Salvatore, buonasera e grazie di tutto ciò che hai fatto e stai facendo per la nostra bella città. Giacomo ogni tanto mi vuole, diciamo, portare su. Margherita Gagliardi, via Buongiovanni, la strada che costeggia le scuole superiori, una strada pericolosissima. Non ha un percorso pedonale, i ragazzi occupano tutta la strada rischiando di essere investiti. Allora, su questo vi dico che c'era un vecchio progetto, mai attuato e mai finanziato. Ho fatto un incontro col vice sindaco, mi fa piacere la domanda perché è una domanda che è difficile che mi venga posta, però è uno dei problemi della nostra città. Io ho fatto un incontro con il vice sindaco della città metropolitana, che Giuseppe Cirille, ringrazio della grande disponibilità. Stiamo aprendo un tavolo che si dovrà tenere subito dopo Natale rispetto alla cessione di parte della proprietà dell'ITIS. Voi sapete che il problema di quella doppia S
doppia curva che si trova, è dovuto ovviamente a quel muro di cinta in cemento armato dell'ITIS, perché se no di là dovremmo abbattere delle costruzioni. Vi sarà, stiamo elaborando un progetto di arretramento di quel muro fine a dopo i pini, perché là c'è un problema relativamente ai pini storici che non possono essere ovviamente né abbattuti né spostati perché è impossibile fisicamente farlo, e poter quindi addolcire quella doppia curva allargando la strada. Là c'è un problema di una cabina elettrica, sempre della scuola, e quindi si dovrà capire in quel punto come fare, però ci stiamo lavorando e poi si farà un progetto puntuale. Secondo me è co molto costoso rispetto a quello che si può pensare, perché parliamo di un muro di cemento armato che va battuto e spostato, e un servizio elettronico abbastanza puntuale e importante da dover fare. Però nulla c'è come impossibile. Come vi preannuncio, stiamo avviando un tavolo di discussione rispetto a Via Figliola, dove ci sono gli ex camiliani e oggi c'è l'ANFAS. È morto purtroppo dopo tanti anni il pino che giustificava quella riduzione di carreggiata. Anche là attueremo. Ci sono 3-4 interventi di viabilità sul territorio che qualcuno già l'abbia fatto e qualcuno lo metteremo in campo, come le rotonde su Via Manzoni relativamente a Cupamare, e l'allargamento di quella su Via Piazza Europa per risolvere il problema dell'intersezione o Via Penisoli Mene, che nell'anno prossimo vedranno la luce progettuale e quindi anche procedimentale. Giacomo. Allora, Carmen Jacobelli, Viale Regina dei Gigli. Le luci spente o guaste, strada pericolosa per gli anziani, speriamo in un suo intervento. Grazie. Allora, ora non lo posso fare io direttamente, lo faccio appena finita la diretta, ovviamente. O Valeria, se segni e mandi a Torre. Però vi dico un'altra cosa: io ho segnalato la possibilità del numero verde. Ora c'è anche un'app dell'Enel sulla quale potrete anche voi segnalare il guasto puntualmente anche sul singolo palo della luce, ma su questo faremo un video di comunicazione dove vi spiegheremo come si può fare questo servizio. È un servizio interessante perché non vi imporrà di scrivere a me, e sulla mia pagina Facebook molte volte arrivano queste domande su Via Gramsci, su altre strade, e man mano risolveranno i problemi, ma potrete essere voi direttamente nel momento puntuale, perché a volte io leggo dopo qualche ora, voglio dire, qualcuno scrive: no, ma lei sono 2 ore e non mi risponde. Diciamo che anche l'attività ordinaria da fare, diciamo, da sindaco, quindi no, che sui mezzi di comunicazione Messenger molte volte ci arrivo la sera verso le 11 di mezzanotte, quando sono un po' più libero. A volte lo faccio durante la giornata e quindi posso rispondere subito. In quel caso potrete voi direttamente segnalare i guasti. Rosaria Russo, caro sindaco, buonasera. Le volevo chiedere quando arrivano i buoni libro. Grazie mille e buona serata. Allora, sui buoni libri, io penso che, spero che noi riusciremo entro la chiusura della tesoreria a poterli pagare. Io so che una parte però già erano stati pagati. Magari su questa domanda facciamo una verifica se c'è un problema puntuale o generico, perché io sapevo che si era già avviata il pagamento dei buoni libri, però su questo ci fermiamo un attimo. Allora, Dario Esposito, signor sindaco, per cortesia vi vorrei ricordare dell'ITIMED, il sabato è aperta, ma se non c'è un'ordinanza vostra di chiusura, in caso di allerta meta, svolgeranno regolarmente lezioni. E quindi? Cioè, questa cosa mi arriva spesso, mi arriva spesso. Allora, la scuola è aperta tutti i giorni. Se l'ITIMED è l'unica scuola che nel suo piano ha l'apertura il sabato deve rimanere aperta. Se l'allerta meteo è tale da dover chiudere quella scuola, si chiude quella scuola. Ma se non vi sono gli estremi per chiuderla, e ricordo, se noi chiudiamo le scuole è perché in determinati momenti il traffico, il volume di persone che si muovono e altro impongono di dover chiudere le scuole, perché è pericoloso il transito di tante persone in luoghi dove magari anche per arrivare è difficile. Quando si tratta di una sola scuola, ovviamente è diverso e quindi si deve calibrare bene la scelta. Ma che voi mi scriviate in Messenger è l'unica cosa che i ragazzi ormai hanno imparato, rispetto ad altri che altri si sfogano sui social, non vogliono le risposte.
Molti non vogliono le risposte, devono sfogare delle proprie idee, devono dire delle cose, contestazioni, non vogliono la risposta. I giovani che vogliono la risposta, specialmente quando si tratta di chiudere la scuola, me lo fanno in Messenger o Instagram, devo dire la verità, molto più in Instagram. Non chiedetemelo, perdete tempo, non avrete risposta, perché nel momento in cui ci sono gli estremi per poter chiudere realmente le scuole, o meglio, la necessità di chiudere le scuole, io l'ho sempre fatto. Laddove si reputa, poi non siamo meteorologi, perché diciamo questo è un altro problema normativo, ma speriamo che prima o poi qualcuno lo vada a risolvere. Non siamo meteorologi, ci basiamo su quello che ci passano ovviamente sia dalla regione Campania che dai siti internet. Io devo dire la verità, mi sono basato quando arriva il dispaccio della regione Campania sulla zona arancione, mi sono basato molto di più, unendo a quel dispaccio della Regione Campania, su un sito internet di Meteo che, devo dire, fino ad oggi è stato molto attendibile. Qualcuno dice che sono abbastanza puntuale. Quando io chiudo, non sempre, ma quasi sempre, poi c'è un reale problema. Cerchiamo di dare risposte su questo, però non mi chiedete, non è che perché quella scuola è aperta la devo chiudere per forza il sabato. È aperta perché il piano studi dei liti medi è così previsto. Giacomo, siamo alla mezz'ora. Sì, siamo arrivati al dunque. Volevo Allora. ricordare alle persone che non hanno fatto le domande e non hanno avuto risposta, che possono chiedere in Messenger e avranno risposto direttamente al Sì, sindaco. allora, noi abbiamo dei tempi purtroppo che dobbiamo rispettare per motivi di lavoro, nel senso che tra poco dobbiamo iniziare un'altra riunione, non con Giacomo, Giacomo lo liberiamo. Però vi dico, allora, chi non ha avuto la risposta tramite questa diretta la può fare su Messenger e entro stasera verrà riscontrata. Vi ricordo che questo è l'unico canale. Dirette fine a Natale, anzi fine all'inizio dell'anno prossimo, non penso che ne dovremo fare, o meglio spero, perché le dirette le utilizzeremo poi su alcune progettualità più puntuali, però non le utilizzerò se non in caso, diciamo, di pura e reale necessità impellente. Quindi per ora ve li do via diretta gli auguri di buone feste. Il 18 probabilmente sulla la mattina in fonderia ci daremo un po' di auguri con un po' di amici e su questo stiamo organizzando un piccolo evento. Però gli auguri arrivino a tutti quanti voi, alle vostre famiglie. Avremo modo di farcela. Cerchiamo di passare questo Natale quanto più in armonia all'interno delle famiglie, quelle basilari, ma anche come comunità. Abbiamo tanti momenti per incontrarci, per festeggiare insieme. Facciamolo nell'armonia, ma anche nella tranquillità che la nostra comunità ha sempre dimostrato. Quindi buona serata a voi e buone feste.